Quattro tappe nei capoluoghi di provincia, tre gazebo tematici, tanti portavoce nelle piazze per confrontarsi con i cittadini su corretta informazione, riciclo e innovazione, con l'utilizzo di una stampante 3D. Questo è Abruzzo Talk, il nuovo format di partecipazione per cittadini e portavoce organizzato dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo, con la collaborazione dei gruppi locali e dei consiglieri comunali delle città in calendario. Il Movimento 5 Stelle continua ad essere accanto ai cittadini, continua, come dire, a informarli sulle attività del Movimento 5 Stelle in Regione e nei comuni in Parlamento e a ricevere le istanze. Abbiamo inaugurato questo nuovo format, non si tratta di comizi, ci tengo a precisarlo, si tratta soltanto di incontri, ma saranno incontri nelle piazze. Le prime quattro tappe saranno L'Aquila, Teramo, Chieti e Pescara, quindi ovviamente i quattro capoluoghi di provincia, e poi ci allargheremo. Temi trattati, sicuramente temi regionali perché è organizzato dal gruppo consiliare in regione, ma anche temi nazionali e soprattutto temi comunali. Questo lavoro, questo progetto lo abbiamo portato avanti con i consiglieri comunali e dunque tratteremo in ogni territorio quelle che sono le questioni più sentite dai cittadini, per cui saremo vicini ai cittadini per uno scambio reciproco di informazioni, a differenza di tutti gli altri, non solo in campagna elettorale. Sarà un appuntamento fisso, itinerante per l'Abruzzo, per venirci proprio a dire in faccia e in piazza quello, insomma, le necessità più sentite dai cittadini, per prenderci qualche critica, per carità, perché ci sta sempre, e insomma, per tendere noi a migliorarci e a migliorare la qualità della vita dei cittadini. L'evento si terrà in quattro domeniche con inizio delle attività alle 11.30 fino alle 18.30. Si parte l'8 dicembre dall'Aquila in corso Federico II, il 22 dicembre invece Abruzzo Talk sarà a Teramo in largo San Giorgio, il 29 dicembre a Pescara al piazzale della Stazione Vecchia e infine il 5 gennaio a Chieti in piazza Giambattista Vico.